Dopo tanti anni, grazie alla gentilezza di Roberto Caruso, mi ritrovo, faccio ritorno a quello che era stato, che è stato lo studio di Bruno Caruso, pittore, ma ancora prima amico, al quale ho voluto molto bene e ho raccontato, ho mostrato lui e il suo mondo pittorico. Dapprima su Tele Due Roti e poi su PAC. Questo è un quadro di straordinario. C'era anche esattamente lì una felce assolutamente dureriana. Bruno se n'è andato 2 anni fa, in circa. Sì, sì. Il Bruco è stato anche una sigla di Bruno Caruso. Il cavalletto. Roma, Acefala. Questo è un ritratto che mi aveva fatto. Ganesh. Qui ricordo che c'era la mordacchia di Giordano Bruno, del supplizio di Giordano Bruno. E la cosa più straordinaria, improvvisamente, si apriva sul Colosseo. E forse sono qui. Qui ci sono dei disegnini che lui... E adesso guardiamo. Con tanto amore che... Sì, Roberto. Sono rimasti. Adesso guardiamo. Voglio mostrare un'ultima cosa. Lenina Capri ha anche un frammento della vasca di Tiberio, sì, che Bruno, nuotatore, aveva recuperato nel mare di Capri. La mostro. Granito. Pac. Nello studio di Bruno Caruso, Roma. Grazie Roberto. Grazie a voi, grazie a tutti.